Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino per la rivista Orizzonte Scuola, conduco la rubrica Il Punto e oggi sono in compagnia di Vindice De Plano e Antonella Gigantesco che saluto. Ciao. Ciao. Ciao, buongiorno. Poi vi presenterete anche in modo migliore da soli, ma Vindice è formatore, psicologo tra l'altro, giusto? Sì. Esatto, invece Antonella è ricercatrice presso l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche qui vi presenterete forse meglio da soli. Oggi con voi vorrei affrontare un tema che ritengo molto interessante, che è quello dei serious game. E qui magari forse già vorrei chiedere a Vindice di spiegarci un po' meglio questo ossimoro, perlomeno così sembrerebbe, di questi giochi educativi forse, no? Forse sarebbe meglio tradurli così per i nostri anche lettori e ascoltatori. Vindice, che cosa sono in realtà i serious game? Tu da tanti anni ti occupi anche di contenuti didattici digitali, di learning object, e come si è arrivati, come si è evoluti fino ai serious game? Allora, serious game è un termine recente di qualche anno, ma in realtà cosa sono i serious game? Sono delle simulazioni interattive. Io mi occupo di queste cose fino dalla fine degli anni 90, quindi, quando facevamo le prime cose che oggi si chiamerebbero serious game, allora si chiamavano in vario modo. Sono delle ambienti più o meno immersivi in cui è possibile vivere delle storie, ma sono storie interattive, cioè noi non stiamo lì a guardare un film, ma stiamo rispondendo al posto del personaggio, decidendo quello che fa, quello che non fa, consigliandolo. Possiamo avere diversi ruoli a seconda dei vari giochi. E questo permette di vivere delle esperienze in maniera forte. Cioè, sostanzialmente, un serious game è un modo per vivere esperienze, ma sono esperienze in un ambiente protetto. Vale a dire, in un serious game io posso anche fare delle scelte sbagliate con risultati disastrosi, ma saranno risultati disastrosi nel gioco e quindi non saranno pericolosi per la mia incolumità o per la mia salute psichica. A me piace sempre dire che se proprio devo fare un incidente con un bang, è molto meglio se questo bang sia virtuale e che io stia giocando con Flight Simulator piuttosto che nella realtà. E questa non è una battuta, è una cosa molto seria, perché anche i piloti, per esempio, dei civili si addestrano su simulatori, che naturalmente sono molto più complessi di questo. Quindi questi serious game sono delle storie, in questo caso sono storie di tre ragazzi di 12 anni di seconda media, che hanno dei problemi particolari. Qui vedremo, insomma, sono ragazzini problematici in qualche modo, in maniera diversa. E Sì, vivono perché delle. Vindice non, in realtà non l'ho introdotto, ma è descritto nella pagina di presentazione di di questo contributo, di questa chiacchierata che stiamo facendo insieme. In realtà voi avete messo a disposizione, poi ce ne parlerà meglio Antonella, tre di questi giochi che gratuitamente i ragazzi di età preadolescenziale possono svolgere online, giusto? Esattamente così. E poi Antonella lo spiegherà meglio, ma insomma sono giochi a disposizione di tutti. Tra l'altro abbiamo fatto delle scelte anche tecnologiche piuttosto aperte, nel senso che il gioco si può giocare online cliccando su un certo link, ma si possono anche scaricare per essere giocati su un tablet oppure sui PC dei ragazzi, sui PC a scuola, semplicemente copiandoli. Quindi insomma la fruizione è la più semplice possibile. Bene, quindi ci hai dato questo inquadramento generale e ora credo che sia più chiaro a tutti. E nello specifico, ecco, volevo invece passare a questa sperimentazione che tra l'altro viene svolta in alcune scuole, in questi giochi che sono disponibili online, poi dopo daremo anche il link. Ecco, in generale sappiamo le difficoltà e di quanto sia importante
la cosiddetta cittadinanza digitale, i problemi legati all'uso di internet, alle opportunità e agli eventuali anche rischi che possono esserci. Ecco, come possiamo inquadrare, questi giochi all'interno di questo contesto? Sì, allora rispondo dicendo che questi giochi, questi serious game, sono stati utilizzati e inquadrati nell'ambito di un progetto che è stato presentato al Ministero della Salute nell'ambito dei bandi CCM, che sta per Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che sono dei bandi periodici per cui si possono chiedere dei finanziamenti sulla base appunto di proposte che abbiano una rilevanza dal punto di vista della salute pubblica. Quindi noi abbiamo messo a punto, ovviamente anche con l'aiuto di Vindice, un progetto che riguarda un cosiddetto programma psicoeducativo che serve per autoregolare le proprie emozioni e favorire l'utilizzo consapevole e non problematico di internet. Questo progetto ha ricevuto un finanziamento fin dal 2019, infatti anche a causa della pandemia ha subito un rallentamento, però diciamo la durata grosso modo di questi progetti è di 2 o 3 anni e quindi si sta avviando alla sua conclusione mediante l'implementazione del progetto stesso che si basa sui serious game in ben 20 classi, in 20 seconde medie di 10 istituti sparsi un po' su tutto il territorio nazionale. Mi preme subito dire che questo, come altri progetti, nascono dalla collaborazione proficua tra tra molti attori che si sono occupati di salute mentale, soprattutto nei giovani. Quindi sicuramente il nostro Istituto Superiore di Sanità con il Centro di Riferimento Scienze Comportamentali e Salute Mentale, di cui io faccio parte, ma anche l'università, ad esempio, l'Università Sapienza e molti altri servizi, diciamo, sanitari del territorio, delle regioni e delle province. In effetti, questo progetto, che ripeto, ha ricevuto un finanziamento, è coordinato dalla provincia autonoma di Trento, che quindi di fatto è il proponente del progetto, e coinvolge 5 regioni italiane o province, Trento appunto, ma anche Lombardia, Lazio, Marche e Molise. Come dipartimenti e centro abbiamo appunto il Dipartimento Salute e Politiche Sociali di Trento, il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell'Università di Roma Sapienza e i Dipartimenti di Prevenzione, Uffici, Promozione della Salute dell'Area Vasta 2, di Ancona e della città metropolitana di Milano, che include Milano e Lodi. E poi abbiamo detto l'Istituto Superiore di Sanità che per cui il gruppo di lavoro presso l'Istituto Superiore di Sanità è stato rappresentato da me, che sono un ricercatore, da 2 tecnici di ricerca che si chiamano Isabella Cascavilla e Deborah Del Re, e ha fatto parte della nostra unità operativa anche il dottor Vindice De Plano, che appunto ha realizzato la sceneggiatura, la metodologia e lo sviluppo dei serious game. Diciamo, quando abbiamo scritto questo progetto, come dicevo prima, lo abbiamo fatto perché riguardava un argomento che noi ritenevamo fosse di rilevanza dal punto di vista della salute pubblica. Quando parliamo di rilevanza, noi parliamo di diffusione di qualcosa, sia essa una malattia oppure anche un'altra cosa. Diciamo, studi recenti abbastanza solidi mostrano che in particolare a 13 anni, ma diciamo nella fascia di età che va dai 13 ai 16 anni, la prevalenza dell'uso problematico di internet è grosso modo del 10%. Va detto subito che la vera e propria dipendenza da internet, per fortuna, riguarda una quota molto inferiore, che addirittura è meno dell'1%. Però quello che ci deve lasciar pensare è il dato che ho detto prima, cioè del 10-12%, che come si può vedere, non è affatto trascurabile. Ora, naturalmente l'esistenza di questi comportamenti problematici non è che equivale tout court a demonizzare l'uso di internet e dei vari dispositivi tecnologici di comunicazione che in particolare sono più frequentemente usati dai giovani e anche direi più abilmente. Quindi,
non è una demonizzazione, tant'è vero che il nostro progetto si basa proprio sullo sfruttamento di questa tecnologia, e piuttosto appunto mettere al servizio di altri scopi questa tecnologia che si è visto già essere molto utile, non solo in attività, come sapranno sicuramente gli insegnanti, nello svolgimento delle attività e delle discipline curriculari, però anche altri settori come quelli riguardanti appunto la promozione di stili di vita salutari, quindi la promozione della salute fisica e anche della salute mentale. E quindi è quello che abbiamo sostanzialmente cercato di fare con questo programma, nell'ambito di questo progetto. Abbiamo appunto fatto riferimento a questi serious game, ne abbiamo messi appunto tre che riguardano specifici ambiti e le abbiamo proposto in via sperimentale a molte scuole, a 10 istituti, che ciascuno dei quali poi doveva implementare il progetto in 2 classi. Quindi complessivamente questo programma riguarderà, cioè coinvolgerà ben 20 classi di seconda media, quindi ragazzi delle medie, perché come vi dicevo prima il problema è più rilevante intorno ai 12-13 anni. Vi è da dire che questi serious games, non è, come diceva anche prima Bindice, sono già in uso da molto tempo, anche nel mondo industriale e in altri ambiti. E in ambito sanitario hanno già dato evidenze di efficacia, ad esempio appunto nel riconoscimento e nella regolazione delle proprie emozioni. E pensate che anche in ambito clinico sono già piuttosto utilizzati, per esempio per i disturbi d'ansia, che sono piuttosto frequenti nei giovani. E quindi praticamente ci sono evidenze che possano essere ulteriormente sperimentati per trovare naturalmente maggiore conforto al loro utilizzo. Quindi il progetto sostanzialmente è un progetto di prevenzione primaria dei disturbi legati all'uso disadattativo di internet, oppure se preferiamo un progetto di promozione della salute mentale, che nella sostanza ha l'obiettivo di promuovere alcune abilità generiche che però si ritiene siano protettive rispetto all'insorgenza di diversi comportamenti problematici, qualunque essi siano, e quindi incluso anche quello disadattativo da internet. E come si fa? Anziché agire direttamente sul comportamento problematico, si agisce sui fattori psicologici a rischio sottostanti, cioè che sono comuni un po' a tutte le problematiche di salute mentale. Per esempio, per quanto riguarda l'uso problematico di internet, ci sono diversi studi che mostrano che i fattori di rischio psicologici e di personalità siano per lo più da attribuire a una vulnerabilità allo stress e anche a una maggiore impulsività e aggressività, e quindi anche a una minore capacità di gestione delle emozioni, soprattutto negative, come per esempio la rabbia. Adesso penso anche ai recenti fatti che ci sono nelle cronache, anche quelle di ieri sera, ad esempio. E come si fa ad agire su questi fattori di rischio psicologici comuni? La risposta è promuovendo delle abilità e delle competenze di tipo psicologico, ma anche sociale, come per esempio l'abilità di regolazione delle emozioni, oppure di maggiore capacità di gestire lo stress, oppure di miglioramento della rete sociale, che si è visto producono non solo migliori benefici, ma anche più a lungo termine. Ok. Bene, Antonella, poi ritorniamo su questo punto perché mi interesserà sapere quali sono i riscontri di questa sperimentazione. Però in un secondo rapido giro volevo intanto chiedere a Bindice e magari poi se riusciamo vedremo anche qualche pagina, qualche link interessante proprio riguardante questo progetto e questo programma. Ma Bindice, come funziona? Cioè come possono essere utilizzati, se è possibile anche in classe, questi videogiochi, e come possono venire in aiuto degli insegnanti
l'utilizzo di questi strumenti? Del tipico desilus game nella scuola o anche nelle aziende di essere usati come ci pare, cioè possiamo anche inventare modi completamente diversi che non sono stati neanche pensati dal progettista. Questo corso particolare, questo sistema in particolare è stato pensato per essere usato in classe, in presenza, con un lavoro di gruppo e con un certo tempo a disposizione, cioè ci possiamo immaginare una classe divisa in 4-5 gruppi, ciascuno con un computer, e questo obbliga le persone, i ragazzi, a riflettere prima di rispondere, scegliere le proprie mosse confrontandosi con gli altri. L'insegnante ogni tanto interrompe, il game e comincia a fare delle domande, del tipo: ma è successo anche a voi per caso che vi siete trovati, che ne so, con un amico bullizzato, non sapevate come fare, come avete reagito, come avete risposto, ha funzionato, non ha funzionato. Quindi è gioco e riflessione per un tempo sufficientemente lungo, aiuta sia i ragazzi sia gli insegnanti. E poi i ragazzi possono anche rigiocarci la sera a casa e magari anche per fare delle scelte anche strane per vedere che effetto fa. Se riescono a mantenere gli amici, per esempio, che si erano fatti online, se riescono a farsi gli amici anche in realtà. Insomma, il game è naturalmente interattivo, quindi risponde alle scelte delle persone e facendogli vedere cosa succede. Quindi al di là del coinvolgimento c'è anche una interazione che viene svolta dal giocatore, dalle giocatrici. E in questo invece chiederei a Antonella, voi come avete, o l'insegnante come può avere dei feedback da questi giochi, se se ne hanno? Feedback nel senso dell'impatto che ha avuto il programma. Diciamo, noi abbiamo previsto appunto che alla fine del programma fossero somministrati Ecco. dei semplici strumenti, dei semplici questionari di gradimento e utilità del programma stesso. Ne abbiamo previste due versioni, uno per gli studenti e uno per gli insegnanti appunto. Che per vedere se intanto è fattibile agilmente questo programma e poi se è piaciuto e se è ritenuto utile. Abbiamo anche previsto delle schede sempre per gli insegnanti per valutare proprio nello specifico il raggiungimento di certi obiettivi che si proponeva il programma. Ad esempio, una cosa che viene insegnato è il problem solving, cioè Ecco, sì. appunto, cioè la capacità di definire degli obiettivi a medio termine, non a lungo termine, a breve e medio termine, e tutti i passi che devono essere fatti in maniera standardizzata, diciamo, in maniera sistematica per affrontare le difficoltà e risolvere i problemi. In questo poi appunto abbiamo chiesto il parere delle insegnanti, come pure abbiamo chiesto il parere degli insegnanti a proposito del clima nella Sì. classe. Cioè c'è uno strumento che abbiamo direttamente mutuato da uno strumento sanitario che usiamo nei servizi di salute mentale, che però si adatta benissimo, che dice che clima psicologico e sociale, di interazione sociale, si instaura in classe tra gli insegnanti e gli allievi e tra gli allievi fra di loro, quando si fanno questo tipo di attività, se il clima di classe migliora oppure no. Perfetto, molto bene, molto bene. Ma guarda, io prima di avviarci alla conclusione volevo proprio avviare uno dei giochi online. Un attimo così condivido correttamente lo schermo. E proprio perché magari possiamo vedere direttamente come sono strutturati, quindi ci si può giocare direttamente online sul computer, sulla LIM, immagino per gli insegnanti, e quindi avviare il gioco e fare questo tipo di attività, che appunto è un'attività alla fine educativa. In conclusione, quindi, sempre qui un rapido giro prima Vindice e poi chiudiamo con Antonella. Quali possono essere quindi le motivazioni principali che possono spingere un insegnante Vindice a utilizzarlo con i propri studenti, visto che poi questo
questa percentuale del 10%, immagino che due, tre situazioni problematiche in classe ci siano. Guarda, un po' tutti questi rules game servono a far porre le domande alle persone. Vale a dire, se io faccio una lezione dicendo quali sono i comportamenti corretti con internet o con qualunque altra cosa, e io faccio una lezione accademica che tipicamente può entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Se io invece prima li faccio giocare, o comunque gli dico, vabbè ragazzi, cavatevela con questa situazione. È chiaro che questi sono giochi che creano situazioni complicate e quindi si pongono dei dubbi. Molte volte non è facile risolvere, non è facile andare avanti, non è facile ottenere buoni risultati. E quindi il serious game serve a quello, a metterti di fronte a una realtà sufficientemente complessa, ma non pericolosa, perché appunto è un game. E quindi Antonella, questo discorso certamente è di educazione, no? In generale. Sappiamo quanto sia importante adesso anche la cittadinanza digitale che viene fatta e svolta bene, direi, in tutte le scuole dagli insegnanti. Quale potrebbe essere un tuo ultimo spunto di riflessione da dare agli insegnanti proprio su questi argomenti? Ma io posso dire che per esperienza passata, perché insomma questi programmi anche di altro tipo, ma sostanzialmente con lo stesso substrato teorico, noi li abbiamo fatti, li facciamo già da molti anni, in particolare con le scuole. Dico che c'è una grande richiesta, secondo me, dagli insegnanti di aiuto da professionisti nel settore per risolvere delle situazioni che loro ritengono davvero molto problematiche. E io credo che questa, come molte altre, però questa in piccolo sia una risposta alla gestione di problemi che gli insegnanti spesso si trovano ad affrontare. Ed è una risposta accettabile, fattibile, perché è un programma che si svolge in un paio di mesi al massimo, con una cadenza settimanale. E queste caratteristiche, diciamo, di accettabilità e sostenibilità sono molto importanti perché programmi troppo lunghi non sono percorribili. Diciamo, la consulenza così specialistica, una tantum, lascia il tempo che trova. Questa è un'iniziativa che dà ampia libertà agli insegnanti di gestione, però con uno strumento per cui si sentono supportate nello svolgimento di un'attività che ci auguriamo abbia degli ottimi risultati, come io credo comunque. Certamente, certamente. Bene, io allora vi ringrazio innanzitutto per l'iniziativa in generale vostra e per il risultato ottenuto perché mi sembra proprio concreto e pratico come obiettivo raggiunto. Invito gli insegnanti e i docenti, soprattutto della fascia di età coinvolta, a giocare in maniera, come dire, seria, educativa a questi vostri giochi. E vi ringrazio per tutta la disponibilità che avete messo per questo incontro che abbiamo fatto e vi auguro buon lavoro. Grazie, buon Grazie. lavoro. Grazie, a presto, buon lavoro. Ciao. Ciao.